stupid. No, 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 ciao ragazzi, mamma mia che voce pessima. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo vlog. Io non ho proprio la voce, ragazzi, proprio. Cioè, ormai è diventato un calvario per me. Chi segue le mie storie Instagram sa che non ho più la voce da circa 3 settimane. E tutti i video che avete visto sul canale in questi giorni sono dei video vecchi che ho girato tanto tempo fa e che ho montato in questi giorni. Comunque, perché sto facendo questo vlog? Innanzitutto perché devo girare qualcosa e quindi mi andava di farlo. E poi perché, scusate ragazzi, c'ho qua la Red Bull Fasana. E poi perché c'è una bella sfilata di costumi giapponesi in centro e quindi ho deciso di portarvi con me. E quindi ho deciso di portarvi con me in questa giornata per farvi vedere un po' quello che faccio durante il mio tempo libero. Quello che avete ascoltato è liberato, ragazzi. Cioè, l'ho scoperto da qualche giorno. Sul web c'è proprio il boom su quest'artista che ancora non si fa vedere in faccia. Niente, ho visto che comunque le sue canzoni mi piacciono molto, mi piace molto lo stile. Dopo, oddio, ragazzi, scusatemi ragazzi, ma la voce non c'è, è completamente assente, quindi quando sentirete dei picchi tipo oddio è perché non lo faccio apposta. Mi raccomando, lasciate un like soltanto per la mia voce di cacca. Adesso ci prepariamo per partire per questa splendida avventura. Guardate, qua c'ho la valigia. Perché ho la valigia in macchina? Non perché devo partire, ma semplicemente perché facendo teatro ho sempre i costumi di scena in macchina, perché altrimenti quando scendo ho paura di dimenticare sempre la valigia a casa, come già mi è capitato in passato. E quindi non mi posso sentire con questa voce, ragazzi. Cioè, sembro quello dei cartoni. Forse alla sfilata incontreremo anche Sonia, perché comunque a Sonia piacciono molto queste cose. E quindi prepariamoci, anche perché sto scegliendo dal caldo, perché qua comincia a fare caldo. E ci vediamo direttamente alla sfilata. Ci devo arrivare col navigatore perché non so la strada. Grande! Sono arrivato, sto cercando ancora nel navigatore perché non riesco a capire da dove si entra. Sinceramente non sono mai stato ad una sfilata di costumi, questa è la prima volta. Vediamo cosa ci aspetta, cosa ci riserva più che altro. E se mi metto a sfilare pure io? E vabbè, uno come me può sfilare solo portafogli con questa faccia. Comunque, battuta squalida a parte, stiamo arrivando. Sfilata, sono tutto tuo. Volta a destra e prendi via. Hai capito? Il navigatore mi parla sopra. Volta a destra, prendi via Antonio Salinas. Ragazzi, questi alberi sono famosi in tutto il mondo per essere tra i più vecchi e i più antichi. Guardate, incredibile, tutte le radici. Guardate, queste cosa sono? Liane? Quindi devo fare Tarzan oggi. Sono molto resistenti. Comunque qui non ci sono mai stato, questa è la prima volta. Ci sono dei bambini che giocano, c'è tipo una specie di parco. Wow, una margherita. Mi piacciono tanto le margherite. Cioè, vorrei fare mamma non mamma, ma tanto già lo so che esce non mamma, quindi evito di fare la fatica. Ho girato per tutta la villa, ma di questa sfilata nemmeno l'ombra. Scusi, signor albero, posso sedermi sulla sua radice? Grazie. Puoi usare una radice di un albero come sedia. Per quanto è grande ci puoi fare anche un tavolino. Ho chiamato Sonia perché volevo capire più che altro in cosa consistesse l'evento. Non c'è nessun evento. Forse praticamente non era una vera e propria sfilata, ma una specie di raduno fra ragazzi che amano il cosplay e quindi non c'entra nulla. Sono venuto qui a riprendere le radici di un albero. Sono pure senza voce. Sonia, dove diavolo sei? Forse ho trovato. In realtà ho visto dei ragazzi tipo vestiti da cosplay da quella parte, alle mie spalle. Non so se riuscite a vederli. Fatto sta che però non ho proprio il coraggio di andarci perché non conosco nessuno. Quindi se Sonia si arricampa, perché c'è pure la cugina di Sonia, che la cugina di Sonia è esperta di queste cose, probabilmente potremmo approcciare. Perché io non sono venuto qua per vestirmi a cosplay, anche perché più tardi sono di comunione, che sapete ragazzi, in questo periodo sono le comunioni. Ragazzi, alla fine mi sono preso di coraggio, mi sono avvicinato e ho avvicinato questa ragazza. Guardate com'è vestita, guardate ragazzi, guardate che meraviglia. Salve a tutti. Innanzitutto, ci puoi spiegare di cosa sei vestita? Allora, io sono vestita in stile cyberpunk, che non è un personaggio preciso, è esattamente uno stile come il gotico, lo steampunk, cose di cui comunque non capisco niente. È bello come lei sta spiegando il gotico, cose io sono ignorante, quindi niente. Guardate ragazzi che meraviglia, guardate ragazzi, che poi il verde è il mio colore preferito. Va bene ragazzi, sto avendo delle difficoltà di integrarmi. E adesso sei uno di noi. No, non ci credo, grazie, come sei gentile. Come sto? Non sto una meraviglia?
Aspetta, che sono le orecchie di... È meraviglioso. Di... Sì, ma dico, a chi appartengono? Penso che siano del bianconiglio. Del bianconiglio, ragazzi, sono un coniglio. Un bimbo di 3 anni con la pistola in mano. Un bimbo, tipo, capito, con la pistola, praticamente va a fare le rapine e poi ci consegna l'arma del delitto. E io, che sono un mago e che faccio apparire conigli dal cilindro, questa volta sono io il coniglio che deve apparire dal cilindro. Cioè, battuta a raffica, ragazzi, oggi proprio vado a improvvisare, vero? Faccio ridere. Faccio cagare, però non me lo vuole dire. Comunque, mi tolgo queste orecchie prima che qualcuno mi possa tirare qualche pomodoro. Ragazzi, questa è pazza, ragazzi, allontaniamoci, perché guarda, ha dei chiari segni di violenza sul corpo. Guardate questa maschera anticarro. Oddio, no! Mi trovo a mio agio. Il James Bond della situazione, guardate. Scusa, ma tu come mai non ti sei vestito pure tu? Io non faccio parte dei cosplayer. Cosa fai tu? Al momento mi occupo più di gameplay. Gameplay, quanto... ragazzi, gameplay è una cosa che manca sul mio canale. Farò i gameplay con Bugs Bunny della PlayStation 1, perché è l'ultimo gioco a cui ho giocato tipo 20 anni fa quando ero piccolo. Gliele consegniamo, ragazzi, non vorrei che poi pensi che gliele rubo. Per favore, Sonia, vienimi in soccorso. Sono arrivata. Grazie Francesca per avermi, perché la colpa è tutta sua. Ha rischiato di farmi uccidere dalla ragazza con i capelli verdi che mi ha puntato una pistola sul collo. Voi non l'avete visto, ma ve lo giuro. Ovviamente un po' inquietato. Sì, è stato così. Beh, sicuramente vedrai il video. Ciao ragazza dai capelli verdi, ti ho voluto bene. Grazie, sei stata gentilissima. No, il vestito è troppo figo. Sì, il vestito è bello. Ragazzi, praticamente siamo venuti qua perché Francesca, la mia cuginetta, conosce gli eventi. È un'appassionata di anime e manga. Mi hai lasciato solo. Questo non te lo perdono mai, hai capito? Io, colpa sua. C'era uno vestito tutto nero che mi ha puntato qua. È sempre il solito esempio. Un coltello alla cola mi ha puntato. Alla cola? Non mi spottere. Spottere. È un nuovo spot. Non mi spottere. Non mi spottere. 3P si dice spottere. Cos'è sta cosa? Ti apre, ti fai una doccia praticamente. Ah, quello che fa tipo... Sì, ho sputato. Un irrigatore da giardino. Ok, la mia bocca sarà un irrigatore, perché quando ho fatto... Per me. Ci fai sentire la tua voce. Ciao. E a parte ciao, ci puoi fare sentire qualche altra cosa? Non so, che cosa potrei dire? TVB. TVB. Spollicciate come i vichinghi. Spollicciate come i vichinghi. Ho fatto dire tutto. Dovete sapere che mia cugina Francesca ha una dizione favolosa. Anche la mia dizione è favolosa, solo che io non me ne vanto. Adesso che siamo qua ci facciamo un giro, perché finalmente non sono più solo. Siamo Facciamoci la passeggiata, vai! Però sul parco, perché non voglio rischiare di incontrare altre persone come quella ragazza con i capelli verdi che poi mi tagliano la gola e mi sparano con la pistola finta. L'ho visto prima io. No, no! Aiuto! Ma se manco ci sai salire, scendi. Certo, sei una balena. La balena non è quella su cui lei si è seduta, è proprio lei. Ma questo è un aereo, io sto... Ma quale aereo? È tipo una specie di Pokémon gigante. Ah, sì? È una via di mezzo tra una balena e un aereo. È un balenerio. Mayday, mayday, date un cervello a Sonia, please. Rogers. Ora basta, perché già voi vi state impossessando di tutto. Qua lo faccio io. Ecco qua. Ecco qua. Ragazzi, non sale più praticamente, perché guardate, l'ho messa tipo lì sopra. No, rimani là sopra. Non mi fa scendere, io ho una paura matta di stare qua sopra. Guardatelo che monello. Ragazzi, la lascio là tipo un'altra oretta. Ora piango, ora piango. Va bene ragazzi, dopo averla lasciata 10 minuti lì, guardatela. Sembra tipo un salame praticamente appeso. È arrivato il momento di farla scendere. Piano, piano, piano. Boom. Sono perfettamente in equilibrio. Guardate, sono due salami che rotolano. No, che rotolano, che si alternano. Hai qualcosa da dire a tuo discolpa? Sei un cretino. Lo so, ma non lo faccio vedere in giro. C'è un signore che sta dipingendo e guardate che bello questo quadro. Possiamo riprendere? Me? Bellissimo ragazzi, allora, guardate. Questo è un evento a Villa Trabia, si chiama Station. Questa è una performance preparazione alla mostra che faremo domani in biblioteca. Quindi ragazzi, chi volesse venire domani in biblioteca, mi raccomando, guardate che meraviglia. Guardate ragazzi, questo è meglio del dipinto del Titanic. Poi mi fa un dipinto anche a me che sono bellissimo. Certo, posso dipingerti un pochino, ti faccio un triangolo qui? No, l'acqua si toglie con l'acqua, ok. Un no, le rughe no? Le rughe? Un bel triangolo. Ok, no, questo è a posto. Io non ho il coraggio di guardarmi allo specchio, ragazzi. Spero che si tolga via, anche perché ho una comunione, quindi... No, con l'acqua si leva. Ok, grazie, leva. Tanto in macchina le salviettine imbevute. Grazie mille. È arrivato il momento di andare. Qui c'è Sonia e Francesca. Le nostre strade si dividono, perché Vito se ne torna a casa e noi rimaniamo qui. Bello, proprio bello. Sono felice di essermi liberato di voi. Ma dai, che in fondo ci vuoi bene. Non è vero, non ti voglio bene quando mi fai disegnare i triangoli sulla fronte. Togliti. Ora gli do un bacio e gli lascio tutta la stampa del rosso. No, 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 ti prego.
Ma dai, puoi vantarti e dire che hai tante fidanzate che ti sbaciucchiano tutto, quando non è vero. It's been a long day. È vero, tutto vero. Ho tante fidanzate. Ragazzi, non potete capire la vergogna. Camminare per strada e avere questo triangolo in testa. La gente mi guarda e ride. La devo smettere di fare questa cosa, la devo smettere. Finalmente eccoci in macchina con le salviettine. Ah, schifo. La prima macchia è andata via, è stato più semplice del previsto. Cioè, togliere il rossetto è più difficile di togliere l'inchiostro. Ok, finalmente ragazzi, ho la faccia un po' arrossata perché ho dovuto strofinare per bene. Comunque ragazzi, l'avventura di oggi si conclude qui. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, spolliciate come i vichinghi. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. E attivate la campanellina in modo tale da sapere tutto. E poi seguitemi su Instagram, perché su Instagram do sempre i nuovi aggiornamenti su quando usciranno i nuovi video. Voce mia è pessima, spero che in questi giorni possa ritornare. Io vi saluto, al prossimo video, ciao!